Capitano, è ben addestrata. Furtività, infiltrazione, estrazione. È delle forze speciali. Hayden Versio. Squadra Inferno. Comandante Versio. Sei importante. Guardami. Voglio essere chiaro con te. Sono qui per questo. Tu hai il codice di attivazione. E io potrei aiutarti. Ti basta dirmelo. Sai che potresti servirci. Tu dai una mano a me e io la do a te. È solo questione di tempo. I miei tecnici stanno frugando nel tuo droide, lo sai. Accetta l'offerta. Dammi il codice. È giunta l'ora per l'impero. Ma tu puoi ancora salvarti. Hai ragione. È proprio giunta l'ora per l'impero. VZ 6, 2, 6. VZ 6, 2, 6. Cosa abbiamo qui? Un droide tattico ID-10. Sei più sofisticato del modello ID-9. Provi a starti dentro, non sarà affatto facile. Posso suggerire una procedura meno invasiva? Il problema è che non abbiamo il codice d'accesso del droide. Posso suggerire di trovare il codice? Il capitano ci sta lavorando al centro di detenzione. Fino ad allora, l'unico modo per accedere ai dati è rimuovere il nucleo di memoria dal telaio. Su questo droide ID-10 è stato installato un pungolo polvorante. Che non funziona se il droide è disattivato. Finché non sente il codice d'accesso, questo ID-10 non può fare niente. Posso suggerire... Per favore, lasciami lavorare in pace. Capisco. Starò zitto finché non avrai finito di deturpare questa unità tattica ID-10. Pare che l'ID-10 sia stato attivato a distanza. Giusto in tempo. Andiamo. Agente Ask, sono in posizione. Ricevuto, comandante. Stai pronta al recupero. Comandante in plancia. Riposo. Missione compiuta, comandante. Con zero perdite. Sarei ancora il secondo in comando. Oh, sono paziente. Posso aspettare. Agente Miko, i calcoli per il salto erano perfetti. Beh, grazie. L'atterraggio è andato bene? Meglio di altro. Incursione di Jabez, tipo. Ho ancora gli incubi. Contatta l'ammiraglio. Sì, comandante. E il messaggio? La flotta non è stata compromessa. Oggi è la fine della ribellione. Oh.
razza di idiota. Contatta la squadra Inferno, ora. Comandante Versio, rapporto. Rilevata una squadra di recupero ribelle, ma è tardi per catturare i sabotatori. Qual è lo stato del generatore di scudo della Morte Nera? Peggio delle aspettative. Non si può riparare o riattivare. Allora la stazione è vulnerabile. Eliminate quei ribelli e tornate sul Corvus. Il piano dell'imperatore deve riuscire. Sì, signore. Ask, con me. Miko, tu ci coprirai da qui. Ok, ma non possono essere tutti. Quei comandanti ribelli si sono già spostati. Seguiamoli. La piattaforma 4 è vicina. C'è una navetta? No, solo cacciatai. Ancora meglio. Stiamo attenti, non sappiamo quanti ribelli siano. No, ci occuperemo di loro come con gli altri. Oggi spazzeremo via quella feccia una volta per tutte. Coraggio, agenti. Piangeremo dopo. Adesso dobbiamo muoverci. Con te, comandante. Andiamo alla piattaforma 4 e prendiamo i cacciatai. Solo così torneremo al Corvus. Tu, Miko, in pattuglia. Sì, comandante. Agente Ask, contatta la Viserator. Devo parlare con l'ammiraglio. Sì, comandante. Apro subito un canale. Ammiraglio, la squadra Inferno si ritira da Endor. Qual è la situazione? Il vice ammiraglio Sloan ha ordinato la ritirata. Abbandoniamo il sistema. Raggiungi la tua nave, comandante. Sopravvivi. Ti invio le coordinate del rendezvous. Sì, signore. Ti contatteremo appena saremo sul Corvus. Perché qualcosa del genere non succedesse più. Lo so. Incredibile vedere quel che resta. Mi cercavate, signore? Vieni qui. L'imperatore è morto. Che succederà ora? Ci vendicheremo, comandante. L'impero colpirà la ribellione esattamente alla radice delle sue patetiche e profonde convinzioni. Dimmi, Aiden. Da dove hanno origine tali convinzioni? Speranza. Esatto. Lo vedi? La sua presenza è un grande onore che condividerò con mia figlia. Ammiraglio Versio, l'operazione Cenere deve iniziare immediatamente. Resistenza. Ribellione, tradimento. Queste sono idee che non possiamo più continuare a tollerare. Tu sei uno dei molteplici strumenti che ci permetteranno di spazzare via questi ideali. Ascolta il messaggero. Lui ti indicherà il tuo prossimo bersaglio. L'operazione Cenere è l'ultima volontà dell'imperatore.
il primo passo verso il nostro futuro. La Inferno ha un ruolo cruciale per il successo. Qual è il bersaglio? Identità non verificata. Questa informazione può aspettare. Per ora, i tuoi ordini sono questi. Sono insoliti, ma questi sono tempi insoliti. Vai, comandante. Fai quello che fai meglio. In vista dell'operazione Cenere, siamo stati assegnati ai cantieri di Fondor. Agente Ask, noi due prenderemo i satelliti sperimentali per lo Star Destroyer Dauntless e garantiremo la sicurezza per il Moff Wraith. Agente Miiko, a te il Corvus. Comandante, satelliti al sicuro. Ottimo lavoro. Il Moff Wraith ha detto che l'operazione Cenere può proseguire. Attenzione, attenzione! Navi ribelli nello spazio di Fondor. Tutte le unità ai posti di battaglia, immediatamente. Qual è il piano, comandante? Proteggere lo Star Destroyer. Devono sapere dell'operazione. Della bomba. Lo vedrai tu stesso, agente. Tutto come previsto. Sì, certo. Questo fa parte del piano? Aggrappate qualcosa! Droide, gli scudi! Forza, droide! Droide! L'operazione Cenere sono stati consegnati all'ammiraglio Versie. La prossima missione è altrettanto importante. Abbiamo il via libera per accedere a uno degli osservatori segreti dell'imperatore sepolto sul pianeta Pillio. Contiene pericolosi manufatti che non devono finire in mano nemica. Il sito è protetto da un sofisticato sistema difensivo. Agente Miiko, tu hai le competenze tecniche per disattivarlo. Preparati a una spedizione. Trova e distruggi l'osservatorio. Percezioni erano vere. Deve esserci qualcosa di speciale in questo luogo. Tu resta qui, R2. I loro scanner ci avranno rilevati. Ehi là! Ehi là, qualcuno mi sente? Chi sei? Ti ho sentito chiamare. Mi sembravi in difficoltà. Sì, infatti.
Puoi tirarmi fuori da qui? Stai fermo. So chi sei. Perché lo hai fatto? Perché me l'hai chiesto. No, 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 non basterà. Questo sì. No, aspetta. Ne ho sentite storie sui Jedi. Mi terrorizzavano da bambino, però tu... Grazie. Dobbiamo collaborare per uscire da qui. Cosa ci sarà dietro la porta? Gli insetti non gradiscono. Qui non c'è niente. Come si fa a entrare? Con la chiave. Perché l'imperatore aveva una camera blindata apribile solo con la forza? Tu cosa credi? L'uomo che ha distrutto l'ordine Jedi era in realtà uno di loro. No, voglio dire che erano altre le cose che dovevi temere da ragazzino. Non è nulla di pericoloso. Venivano custoditi rifiuti. Solo c'è il pane. Non tutto. Che cos'è? Mi piacerebbe tenerla, se posso. Devo distruggere tutto quanto. Perché quella no? Perché te l'ho chiesto. Grazie. Non ti impedirò di distruggere tutto. Ma l'impero non ha già rovinato troppi innocenti. Felice di averti incontrato, Della. Ora che si fa? Torneremo sulla nostra strada fingendo che non sia successo niente? Non credo che tu possa. C'è un conflitto in te. Certo che c'è un conflitto. Non sono cieco. So di cosa è capace l'impero, ma... Che altro posso fare? Una scelta. La ribellione? No. Scegli di essere migliore. Che la forza sia con te. Bentornato, amico. L'ammiraglio ordina di prelevare un alleato dal mio pianeta natale, Vardos. Si tratta del protettore Gleb, una funzionaria locale che ha istruito me e l'agente Ask. Non so perché c'entri con l'operazione Cenere, ma ho fiducia nell'ammiraglio. Andiamo a Vardos. Quello è il Dauntless. La nave salvata a Fondor. Che ci fa qui? Consegna della merce. Trasportava quei satelliti. Il Moff Reit ha detto che servivano per l'operazione Cenere. Ma ha taciuto sul bersaglio. Anche l'ammiraglio
Ora so perché. Satelliti allineati, signore. Eccellente. Non ti ho convocata, comandante Versio. Il bersaglio è Vardos. 1-10, sì. Perché? Il pianeta e i suoi abitanti sono stati fedeli all'impero. Ordine dell'imperatore. Epureremo questo pianeta e molti altri. Il terrore dilagherà ovunque, così la galassia ricorderà chi comanda. Quella è casa nostra. Sbagliato! L'impero è casa nostra. E noi faremo come ordina l'imperatore. Non prendo certo ordini da un uomo morto. Tu prendi gli ordini solo da me. Attivate i satelliti adesso. No. Partirai per Vardos immediatamente. Recupererai il protettore Gleb. Questo è il tuo unico obiettivo. È tutto. Ti ho detto che è tutto. Contatta subito l'agente Ask su Corvus e digli che ho urgenza di parlargli. Troveremo il protettore Gleb nell'archivio. Andiamo. Ricordi ancora la strada da seguire, comandante? Difficile dimenticarlo, agente. La tempesta è innaturale. Mai visto niente di simile. La gente deve essere terrorizzata. Questo è solo l'inizio. Quando si saprà cosa abbiamo fatto qui, quel terrore si espanderà nell'intera galassia. Mi chiedo perché non stiamo evacuando i civili. I civili sono sacrificati. Evacueremo prima i nostri. Sono questi i nostri. Questo è un mondo imperiale. Un luogo che dovremmo proteggere. Comandante Versio, potete andare. Tutti i cittadini sono pregati di sgombrare l'area. L'evacuazione procederà secondo l'ordine stabilito. Nel frattempo, affidati gli all'istruzione dell'impero. Qualsiasi tentativo di intervenire sulla situazione imperiale sarà. Controllate il settore 2B prima della partenza. Civili sono in fibrillazione. Sì, signore. Sono in atto protocolli di sicurezza. Non abbandonate Vardos. Forze speciali, fateli passare. Siamo davvero qui per una persona. I civili potrebbero morire qui. Abbiamo messo a rischio anche i nostri soldati. Saranno evacuati a tempo. Il coraggio dinanzi a questa tempesta è segno di vera disciplina. Ma Gleb ha la precedenza per l'evacuazione. Qui Gleb dirige la scuola per futuri leader imperiali. Forgia soldati abili e fedeli. Come Aiden. E me. E ora si aspetta qualcosa in cambio. Gli abitanti di Vardos sono fedeli all'impero. Perché lasciarli qui a soffrire? La causa viene prima di tutto, comandante. Non è una giustificazione. Vardos era casa nostra, Aska. L'impero è casa nostra.
L'operazione Cenere è l'occasione per dimostrare di essere degni di ciò che diventerà. Parli come mio padre. Finalmente, era ora. Hai dell'erzio. E così ha mandato te. So che è importante, ma al punto di inviare sua figlia? Obiettivo sicuro, avanti, Gleb. Oh, adesso è lei che mi dà gli ordini. Ehi, indietro! Lui viene con me. Gli altri rimarranno qui, non sono importanti. Andiamo! Comandante, c'è una nave alla piattaforma 2. Sarete al sicuro. Andate, subito, ora! Ehi, cosa fate? No, fermi! Fermi! Gli ordini non erano questi! Sta calmo. Tranquilli, vi porteremo via da qui. No, tu non puoi! Sono il tuo comandante, mi devi obbedire! Aiden, i nostri ordini sono chiari. Dobbiamo recuperare il protettore Gleb, soltanto lei. Le cose sono cambiate. Guardati attorno, questo ti sembra l'impero che abbiamo deciso di servire? Per favore, non farlo, non lo fare. L'impero esiste per salvare i civili da cose come l'operazione Cenere. Questo è il nuovo impero. Sì, questo è il nuovo impero. Non voglio farne parte. Obbedirò agli ordini dell'ufficiale superiore. Sono i tuoi ordini? Che se lo sono, allora questo è tradimento! Sono i tuoi ordini? Sì. E io i miei. Abbassa l'arma. Questo sprezzo sarà la tua rovina. Ammiraglio Versio, il comandante Versio e l'agente Miko sono dei traditori. Mi dispiace. Capisco. Riportami Gleb, questa è la tua missione. Dei traditori me ne occuperò io. Avanti, andiamo! Ammiraglio Versio. Agente Askar a porto. Missione compiuta. I miei complimenti, comandante Ask. Allora, non siamo del tutto soli. Parte dell'equipaggio è rimasta. Ha portato i civili contro chi li voleva morti. Come stanno? Scossi, confusi, ma salvi. Che cosa li aspetterà adesso? Avvisiamo qualcuno. Chi? I ribelli? Ci rinchiuderebbero nella prigione di Sunspot prima di lasciarci parlare. Per questo dovresti prendere il Corvus e scappare. Lasciami un cacciatai, lancerò un SOS e aspetterò che mi trovino. Credi che ti lascerei da solo a fluttuare nello spazio? Del. Siamo la squadra Inferno. Io e te. Qui
Vi parla Aiden Versio, del Rider Imperiale Corpus. Invio un SOS all'Alleanza Ribelle. Noi ci arrendiamo. Contatta subito il generale. Quindi temevi fosse una trappola? Ma li hai portati a bordo lo stesso. Mi dici sempre di correre dei rischi. Mi sembrava la cosa più irresponsabile da fare. Allora bravo. Salve. Sono il generale Lando Calrissian. Voi dovete essere i disertori imperiali di cui parlano tutti. Generale, abbiamo già detto tutto quello che sappiamo. Facciamo due passi. Bene. Non sappiamo neppure pilotare gli Ala X. Sarà facile per voi, forze speciali. Qual è l'alternativa? Allora, cosa vogliamo fare? Restoration pronti ad attaccare. Tutti gli altri restino indietro. Vedi anche tu uno Star Destroyer in fiamme? Il protocollo imperiale è di saltare in un luogo sicuro. Invece si dirigono a Tid. Attaccheranno la città. Dirigetevi tutti velocemente a Tid. Forse fermeremo tutto questo. Siamo solo noi quattro. C'è qualche esperto di macchine tra noi? Sì, io. Tu vieni con me. Tid ha un sistema difensivo. Possiamo utilizzarlo per fermare l'impero. Ma la tempesta ha danneggiato i relè sparsi per la città. Se non li ripariamo, non potremo attivarlo. Dividiamoci. Voi riparateli. Fatto questo, vediamoci al palazzo. D'accordo? Certo. Sì, va bene. Credo abbiamo vinto. Oh, salve, Altezza. Ottimo lavoro. Ma non mi aspettavo altro dalla squadra Inferno. Così hai parlato col generale Calrissian. L'alleanza ha sofferto molto a causa vostra. Lo so, Altezza. E non esistono scuse. Guardandovi combattere, è chiaro che non state solo fuggendo dall'impero. Ha un significato per voi. È vero. Abbiamo combattuto tutta la vita. Ma soltanto ora abbiamo capito che combattevamo dalla parte sbagliata. La guerra non è finita. Vorremmo aiutarvi, se lo vorrete. Siete la dimostrazione che la speranza alle volte prevale. E la speranza è la ragione per cui vinceremo. Benvenuti nella Nuova Repubblica. Grazie, Altezza. S-
Senatrice Organa, da quanto tempo? Costruire una repubblica è impegnativo. Ah, sì, anche inseguire una flotta imperiale. Il peggio deve ancora venire. Mi serve un favore. Un nostro generale è disperso. Si trova su Takodana, ma non risponde a nessuna chiamata. Devi trovare Han Solo. Ehi, Mazz, dammi un'altra parcella in fling. Non finché non mi pagherai l'ultima. Avanti, di me puoi fidarti. Non ci si può mai fidare di te. Dov'è il mio Wookie? Chube lavora al Falcon. Un comunicatore a lungo raggio si è scassato a Jomark. Tu non vuoi più portarlo qui da me? Perché lo innervosisci? Voi due avete in mente qualcosa? Avanti, dimmelo. Lo sai che qui passa tutto da me. Incontrerò un disertore imperiale. Dice che può aiutarci a liberare i Wookiee su Kashyyyk. L'hai mai visto? Ti giuro che se solo ti azzardi a portare a casa mia l'impero... Lo sai benissimo che copro sempre le mie tracce. Non farti pregare. Su, aiutami. Fallo per Chube. Io non lo conosco, ma è tardi e alcuni dei miei clienti sono troppo loquaci. Beh, grazie, Mazz. Ti devo un favore, sai? Mi dovresti molto di più, Han Solo. Cerca di non dimenticarlo. Ehi, che ci fai in questo posto sperduto? È ottimo per non dare nell'occhio, soprattutto per un contrabbandiere ricercato. Hai una taglia sulla testa. Oh, niente. Rhodey, che bello vederti. Senti, sto cercando un amico, un certo Paldora, lo conosci? Dopo che mi hai abbandonato durante il lavoro alla Zerka, scordatelo. Dai, si è sistemato tutto, altrimenti non saresti qui. Sparisci. Trovatelo da solo. Così potrete parlare delle vostre stupide barbe. Quindi alla barba. Grazie. Stranamente molti analisti vengono uccisi dai loro apprendisti. Amici tuoi? Immagino che qui ci sia tua zampino. Sì, come sempre. Dimmi, qual è la mia regola numero uno solo? Niente risse. Avanti, dobbiamo andare. Però voglio vedervi tornare. Sta tranquilla. Non è facile liberarsi di noi. È tutta tua, comandante. Credimi, Del, non so cosa hai fatto al droide, ma così non va bene. L'ho solo riparato. Non è colpa mia se ora gli piaci. Squadra Inferno! Sheriff, non ti vedevo da quando Lando ti ha fatto entrare in squadra. Come va? Molto bene, senatrice. Cos'hai da dirmi, comandante? Stando alle informazioni di Paldora, mio padre, hai in corso delle attività su Bespin e Sallust. Vorrei avere il tuo permesso per trovarlo e catturarlo. Non prendi ordini da me. Il comando della flotta non approverebbe una missione così personale. Possiamo permetterci che un ammiraglio imperiale rinforzi la flotta, no? Allora procedi pure alla cattura, comandante. Sì, sarà fatto. E che la forza sia con te. Dappertutto.
l'ordinatore del sovrintendente della stazione Cinnobile. Allora sarà meglio restare tra le nuvole. Ho un'idea. E non ti piacerà. Bene, vediamoci alla torre. Fino ad allora non farti vedere. La tua nuova carrozzeria darebbe nell'occhio. Non startene lì impalato, soldato. Diamoci una mossa. Notizie riguardo a un vecchio stabilimento imperiale su Sallust. Darcio vorrebbe recuperare delle armi da un deposito interno. Però noi le ruberemo prima. Per sicurezza ho chiesto un po' d'aiuto. Shriv, tu andrai con il generale Calrissian. Prenderete le armi e noi vi recupereremo. Per nessun motivo dovranno cadere nelle mani di mio padre. Hai un brutto presentimento. Mi stupirei del contrario. Che ci fanno qui gli uomini dell'ammiraglio Versio? Chiamiamo Aiden per un recupero. Calmati, è solo una squadra. Niente di che. E se non fosse così? Tu sai quello che stai facendo, vero? Ma certo, è ovvio. Accesso non autorizzato. Avvio isolamento di sicurezza. Ah, bene. Sembrava un pulsante d'accensione. Ok, nuovo piano. Qui usano la lava, giusto? Sì. Perché? Che cosa hai in mente? Beh, improvviso tu trovaci un mezzo di fuga. Qualunque cosa pur di starti lontano. Se muoio qui, sappi che io ti uccido. Beh, grazie, amico. Visto? Niente di più facile. Distruggere quello stabilimento ha avuto risvolti imprevisti. Akbar sta già inviando le navi della Repubblica su Jakku. L'intera flotta imperiale si trova lì, meno l'equipaggiamento che aspettavano da Sallust. Penso che ci sarà anche mio padre. Ma catturarlo non è la nostra priorità. Questa battaglia potrebbe mettere fine alla guerra. Andiamo lì e diamo loro una mano. Basta. Ricevo richiesta di aiuto. Ho perso il conto. Del, ti affido il Corvus, da supporto aereo. Io e Shriv andremo a terra. Aspetta un attimo. Aiden. Vedi di tornare. Assicurati che abbia dove tornare. Ehi, Shriv, spero che anche tu sopravviva a questa pericolosissima missione. Grazie, Della, la tua amicizia significa tutto per me, sai? Thank you.
Comandante, c'è un problema. Cos'è stato? Tuo padre ci ha trovati. Comandante, mi dicevi? Aiden, va tutto bene? Sì, sto bene. Bene. Guardati attorno, è quasi finita. Non ancora. Porta il Corvus al sicuro. Devo andare fino in fondo. Fermerò mio padre. Aiden, non ne vale la pena. Devo provarci. Ora andate. Va bene. Ritirata. Per poco. Ammiraglio, l'impero è spacciato. Non affondate con esso. Stai cercando di salvarmi. Declino l'offerta. Dobbiamo andare ora. Anche Rax si aspetta che scappi. Ma il mio posto è qui. Ho dato la vita per questo impero. Per renderlo forte. E questo è tutto ciò che resta. Papà, ti prego, andiamo! Hai visto la debolezza dell'impero? E non ti sei lasciata consumare. Ti ha resa più forte. Per questo te ne andrai senza di me. Meriti una sorte migliore di questa. No, io no. Ma tu sì, Aiden. Tu meriti di vivere in pace. Vai, sopravvivi. Vivi. Che silenzio. Aiden, è finita. Abbiamo vinto. È finita. Sì. È finita. Ehi, piantala, piantala. Il droide mi ha detto che sei viva. Così sembra. Ottimo. Su, coraggio. Venite a vedere.
Mostrami il prigioniero. Certo, di qua, prego. Se volevi in prestito la mia nave, bastava chiederlo. La mappa per Skywalker. Sai come posso trovarla? Non so di cosa stai parlando. Dove l'ha portata? Adesso ciò che volevo. È tutto tuo. Chiudiamola qui. Come stai, Del? Risparmiami convenevoli, Ask. Sappiamo come andrà a finire. Sì, e non mostrarti coraggioso. Perché tu non sei più un soldato! Guardati, sei un vigliacco. Hai rinunciato alle tue armi. E per cosa? Essere padre? Hai fatto del Corvus un cargo! Aiden potrà anche avermi tradito, però tu, Del, tu mi hai deluso! Tu mi hai deluso. Tutti quanti cambiamo, no? Tu, per esempio, dovevi essere morto. Aiden è una donna capace di tutto, a parte uccidermi. A quanto pare. Ask. Gideon. Ti prego. Lasciala in pace. Non finirà bene per te. Ti prego. Il progetto Resurrezione andrà come previsto? Al contrario, Gleb. Ti ho cercata perché un tempo mi sei stata utile. Abbiamo ricostruito la tua casa e permesso alla sicurezza Ginata di mantenere il controllo. Ma hai perso tempo e lasciato che un intruso scoprisse il nostro piano. Non si ripeterà più, te lo posso assicurare. Farò trasferire l'operazione di Pio e... No, replicherò gli sforzi su Atulla. Allora lascerò alcuni miei uomini per esserne certa. E assicurati di seppellire Del Mico e il suo equipaggio. Ma non toccare il Corvus. Così lei tornerà! È quello che volevo. Thank you.
Quando ho detto di far pratica con le manovre, non intendevo questo. Stai tranquilla, mamma. Smettila di fare la vecchia. Cosa vecchia? Questa vecchia ne sa molto più di te su ala X e sicurezza. Una chiamata dal Corvus. Strano, tuo padre non è di ritorno. Aiden, qui è Shreve. Ti mando delle coordinate. Devo vederti. Arriviamo. Zio Shreve, mi mancava il tuo faccione, sai? Oh, sì. Anche a me sei. Va tutto bene? Dov'è tua madre? Beh, a cercare mio marito. Lieta di rivederti. Dov'è Del? Facevo delle indagini per la resistenza nel sistema Ginata su un certo progetto Resurrezione. La gente sta sparendo. Il generale Organa è convinta che ci sia lo zampino del primo ordine. Non potevo crederci quando ho rilevato il Corvus su Piglia. Cos'hai scoperto? Niente. La nave era vuota e l'intero pianeta era completamente scavato. Ho cercato dappertutto. Non c'era nessuna traccia di Del. Ma nei diari di bordo ho trovato questo. Prima di Piglio, Del è stato su Atulla. Un pianeta ai margini del sistema. Forse lì sanno cosa è successo a papà. Beh, lo spero. Perché non abbiamo altre piste. Shreve, andiamo ad Atulla. Sì, signora. Del non è qui. Vi ha mandati ad aiutarci. La sicurezza Ginata ha già rapito moltissime famiglie. E abbiamo... Qualcuno blocca il segnale. Sono le navi della sicurezza Ginata. Forze di Glenn. Che succede? Abbiamo compagnia. Shreve, ho bisogno della tua esperienza in plancia. Zay! Scusa lo scarso preavviso, ma sei pronta? Vediamoci all'hangar. Devo occuparmi della fregata. Mamma, aspetta. È finita, vedi? L'opportunità si è arresa. Cosa? Mi è bastato abbattere il loro leader. Forse perché ho detto che eravamo pronti a sparare tutti i nostri missili a concussione immediatamente. Zay, il Corvus è privo di armi da decenni, dovresti saperlo. Ah, sì, ma loro no. No, è vero. Ben fatto, soldata. C'è dell'altro. Ci hanno detto tutto. Del è stato preso da Gleb quando si è imbattuto nel progetto Resurrezione. Lei dov'è? Non ci crederai. È Gleb. Lei era Gleb. Ask. Gettate le vostre armi.
Il protettore non era più necessario per il progetto Resurrezione, né per il Primo Ordine. Progetto Resurrezione? Cioè rapire i bambini? Salvare. Per poterli trasformare in un esercito che la galassia non ha mai visto. Il Senato non starà fermo a guardare. Del Senato e del sistema Osnian non resta altro che cenere. Quei bagliori rossi nel cielo. Splendidi, vero? La Repubblica è rimasta immobile per decenni. Nel frattempo, noi ci preparavamo a questo giorno. Sai, Aiden, spero sinceramente che apprezzerai che oggi, proprio oggi, ho scelto di essere qui con te. Nello stesso luogo in cui mi hai portato via tutto, la nostra squadra, la mia famiglia. E ho aspettato tanto. Per ricambiare il favore. Prima con Della. Sì, è proprio così. E adesso... con vostra figlia. No, Ask. No. No! Fatevi dire tutto sulla Resistenza, poi bruciate la città! Ho dovuto vivere nella tua galassia, Aiden, ora tu vivrai nella mia! No, tesoro. Tuo padre è morto. Cosa? È stato Ask che ha ucciso tuo padre, non Gleb. Ask è ancora vivo? Sì, ma non per molto. Ci sbarazzeremo di lui su quello Star Destroyer. Aiden. Vuoi veramente inseguire Ask? Su, presto, sta scappando! Mamma, fermati. Ucciderlo non servirà a riportare in vita papà. Se avessi combattuto, se mi fossi unita alla Resistenza, tutto questo non sarebbe successo! Hai sentito, Ask? Il Primo Ordine si preparava da lungo tempo. Non hai alcuna colpa, mamma. E puoi ancora fare la differenza. Alla Resistenza serve tutto l'aiuto possibile. Se solo scoprissimo quanto è davvero potente il Primo Ordine... La Resistenza avrebbe una chance. Ok. Ok. Dobbiamo andare lassù. Ehi, Shreve. Qualche brutta idea? Benvenuta nella Resistenza. Non morire? Sì. Andiamo. Deve esserci un terminale da qualche parte. Dividiamoci. Ci si rivede se troviamo qualcosa. Allora io vado per conto mio. Guarda che roba.
visto niente. Di qui. Progetto Resurrezione. Cosa? Un momento. Ginata, sistema Automok. Il primo ordine rapisce i bambini per costringerli a diventare assaltatori. Un esercito così grande che non si può immaginare. Troviamo un loro registro. Quelle sono... delle navi da guerra. Sono sufficienti per controllare l'intera galassia. Aspetta. Cos'è quello? Un dreadnought del primo ordine. È terrificante. Hai ragione. Il generale Organa ce ne aveva parlato. Voci soprattutto, ma... già, c'è da aver paura. Troveremo un punto debole. Dio, tocca a te. Scarica gli schemi della nave. Servono a Leia e alla Resistenza. Finché rimarremo nell'iperspazio, non si va da nessuna parte. Ho già in mente un piano. Trovarci un mezzo di fuga, meglio se è veloce. Lo saprai quando è ora di andare. Non mi piace per niente. Beh, buona fortuna. Mollami! No! Ecco l'Aiden che ricordo. Audace, imprevedibile. Usa quell'arma! Avanti, usa quell'arma! Zay! Tutto bene. Essere madre ti ha indebolita. Ti tengo! Fallo! Forza, sei! Forza! Grazie. Stai bene? Sto bene. Tu? Mai stata meglio. Andiamo. Ora fermiamo la nave. Guarda! Ha funzionato! Ehi, mamma, che succede? No, 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 no. Lui non può averlo fatto. Su, mamma, hai bisogno di cure. No, mamma, no, no, avanti! Sei, ferma, è troppo tardi. È troppo tardi. Ascoltami, tu... devi portare Dio alla Resistenza. Hanno bisogno di te, devi essere no, tu. Che stai dicendo? Andrà no! Tutto bene. No, non è vero. Ho bisogno di te. Come fai a essere così calmo? Ho paura. Molta più paura di fallire che morire. Ma ho fiducia in te. Ascolta. Ascolta. Combattiamo perché altri vivano. E se moriremo, lo faremo per lo stesso motivo. Lo capisci? Ti voglio bene, sai? Anch'io, mamma. Che tu possa vedere ciò che ho visto io.
Spero che siate pronte perché dobbiamo muoverci. Ci sono io, Shreve. Solo io. Oh. Tutto ok. Si è fatta valere. Già, come sempre. Contatta la Resistenza. Di loro che questo è solo l'inizio. E che il primo ordine sta arrivando. Ma c'è speranza. E la speranza è la ragione per cui vinceremo. Settore libero, base Resistenza. Ancora niente primo ordine. Un momento. No, negativo. Sono Shreve Surgad, identificativo 73 Tau. Siamo alleati e chiediamo il permesso di atterrare. Per favore, non sparateci. Atterraggio negato. Ma ho detto per favore. Attendete istruzioni. Non ti preoccupare, dobbiamo solo spiegare tutto al... generale Organa. Shreve, ho ricevuto il tuo messaggio. Quindi tu devi essere Zei. Mi dispiace davvero tanto per tua madre. Lei era una donna complicata, ma la galassia era un posto migliore con lei. Grazie, generale. Siete molto gentile. Abbiamo qualcosa per voi, generale. Gli schemi di un dreadnought del primo ordine ve li sto trasmettendo. Li farò avere al comandante Dameron perché li analizzi subito. Sono pronta a unirmi a voi, generale. Ne sono sicura, ma la Resistenza sta evacuando. Oramai il primo ordine c'è addosso, ma non vi chiedo di affrontarlo perché ho una missione urgente per voi. Abbiamo alleati nell'orlo esterno, mi serve una squadra per radunarli. So che siete esausti e che avete combattuto valorosamente e perso molto, ma è il momento di tenere duro. Posso contare su di voi? Non vi deluderemo, generale. Buona fortuna, squadra Inferno.